Il piano vaccini arranca, gravato della riduzione di dosi dei colossi farmaceutici, che potrebbero portare fino a 2 mesi di ritardo in Italia rispetto al programma di somministrazione previsto. Una condizione che sta costringendo le regioni ad apportare delle modifiche al calendario delle somministrazioni. Per questo motivo l'obiettivo primario ad oggi è quello di garantire la seconda dose a chi si è già sottoposto al primo vaccino. E noi devo dire che alla fine comunque siamo riusciti a garantire le seconde dosi, sia grazie ad una, come dire, ad un'attenzione particolare messa in campo già alla prima, diciamo, alla prima dose, quando abbiamo accantonato il 30%, così come veniva raccomandato, e anche grazie al fatto che l'Abruzzo è una di quelle regioni che, diciamo, ha subito meno tagli, pur avendo comunque subito un taglio, perché per esempio nella consegna di domani sarebbero dovuti arrivare 6 vassoi, invece ne arriveranno soltanto 3, quindi diciamo il 50%. Però questo 50% ci permette e ci garantisce la somministrazione della seconda dose del richiamo a tutti quelli che si sono vaccinati nella, diciamo, 21 giorni fa, e questo è molto importante. Arrivano questa settimana sempre anche i vaccini di Moderna, però anche lì una quota parte la dobbiamo accantonare per il richiamo di quelli che si sono vaccinati con Moderna qualche settimana fa, e con una parte potremo continuare a vaccinare. È chiaro che in questo momento la vaccinazione della prima dose va molto a rilento, siamo in attesa in queste ore di avere il calendario per tutto il mese di febbraio, che però, come è stato ribadito l'altra sera con Arcuri, da Arcuri, quando insieme al Presidente ho partecipato alla, diciamo, alla call con il con la struttura, è una comunicazione che può essere però modificata in qualsiasi momento, per cui se ne può tenere conto, ma fino a un certo punto. Quindi la cosa importante adesso è garantire la seconda dose a tutti, perché sarebbe stato davvero una beffa. Fatto questo, ci prepariamo con molta attenzione a riprendere la vaccinazione delle categorie sanitarie, perché sono quelle che sono da vaccinare, quindi completare i sanitari, chiudere questa piccola coda che abbiamo negli ospedali del personale non sanitario, e poi attendere comunicazioni per partire con gli ultraottantenni, che sembrerebbe, anche da notizie di questa mattina, che slittano di almeno un paio di settimane.